Allora, buongiorno. Conferenza stampa ha molti provvedimenti, quindi io parteciperò all'inizio, poi sapete che ho l'incontro con le delegazioni del Movimento 5 Stelle e di SEL che hanno chiesto un incontro oggi sullo stato dei lavori parlamentari, quindi lascerò la conferenza stampa e prenderà il mio posto il sottosegretario Patroni Griffi. Mi premeva dire innanzitutto una prima cosa molto importante. Come sapete, oggi a Cardano al Campo, in provincia di Varese, si svolgeranno i funerali di Laura Prati, il sindaco di Cardano al Campo. Il governo ha deciso di partecipare a questo momento, abbiamo delegato come Consiglio dei Ministri il Ministro Orlando, che parteciperà a nome del governo a questo momento così triste, e quindi voglio esprimere anche qui la vicinanza all'intera comunità di Cardano al Campo e naturalmente ai familiari di Laura Prati. Il Consiglio dei Ministri stamani ha affrontato diversi temi urgenti e importanti. Io cito quelli che verranno presentati nella conferenza stampa. Innanzitutto abbiamo approvato il disegno di legge che interviene per sistemare e gestire la vicenda della transizione, nell'attesa che il Parlamento approvi definitivamente il disegno di legge costituzionale di abolizione delle province. Sapete che abbiamo presentato il disegno di legge costituzionale che abolisce le province. Sapete anche che il percorso di riforma della Costituzione nel nostro ordinamento è particolarmente complesso, e quindi è più complesso rispetto alle norme ordinarie, prende più tempo. Nel frattempo, cioè mentre il Parlamento sta discutendo e approverà l'abolizione delle province dalla Costituzione, però ci sono alcuni fatti, alcuni avvenimenti in corso che hanno bisogno di essere gestiti. Questi fatti e questi avvenimenti hanno bisogno di un provvedimento. È questo provvedimento, è stato denominato svuota poteri delle province, è un provvedimento che riesce a far sì che venga gestita questa fase transitoria dei prossimi mesi, in modo tale da non creare ovviamente vuoto di potere e da creare una condizione di funzionalità. Verrà immediatamente dopo presentato. Ovviamente è una materia molto delicata, ma fa parte di questa necessità di essere coerenti con l'impostazione che abbiamo dato fin dall'inizio. Come sapete, nel discorso che ha ottenuto la fiducia delle Camere c'era scritto chiaramente che si andava al superamento, all'abolizione delle province, al superamento. Questa norma è la norma del superamento e della gestione di questa fase transitoria di superamento delle province. Verrà poi presentato il disegno di legge disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico, dal Ministro Orlando. Poi abbiamo approvato un importante disegno di legge che dà delega al Governo per la riforma del codice della strada. Sono molte le indicazioni importanti di questo testo. In particolare è un testo di riforma del codice della strada che va nella direzione di mettere maggiore premialità per i comportamenti virtuosi e maggiori sanzioni invece per le recidive e i comportamenti non virtuosi. Questo in particolare tocca molti aspetti, naturalmente. A questo si aggiunge il fatto che dentro il provvedimento si interviene in vari aspetti, si dà delega al Governo per intervenire a difesa degli utenti deboli della strada. In particolare in questo caso tocchiamo il tema dei ciclisti, quindi è un intervento che dà delega al Governo per intervenire a tutela per molti aspetti della presenza dei ciclisti sulla strada, sia per quanto riguarda la modalità appunto della segnaletica delle strade, sia per quanto riguarda altri aspetti. E poi c'è un altro aspetto che ritengo molto importante. Le nostre città sono spesso e volentieri, le nostre strade sono spesso e volentieri riempite dei cosiddetti quadricicli leggeri, usati da ragazzi tra i 14 e i 18 anni che non sempre sono
bravissimi a guidare e non sempre sono completamente consapevoli del rischio che corrono e che fanno correre ai pedoni e agli altri automobilisti. Quadricicli leggeri sono le macchinine. Con questo provvedimento si dà appunto delega a intervenire per far sì che tutta la logica della patente a punti intervenga per l'utilizzo delle cosiddette macchinine, perché è necessario considerare le macchinine, le chiamo così, come esattamente con la stessa caratteristica delle altre automobili dal punto di vista del rischio e della pericolosità, perché se così non si fa, crediamo, questa è la valutazione che abbiamo fatto, si mette a repentaglio la vita dei ragazzi, ma anche e soprattutto la vita dei pedoni, degli altri automobilisti, quindi è un intervento che protegge ed è un intervento che appunto riteniamo assolutamente necessario. Ci sono tante altre cose, ho voluto citare su questo testo, ne parlerà poi il Ministro Lupi, però questi elementi che mi parevano importanti. E poi c'è un ampio e corposo disegno di legge che interviene e cerca di raccordare molti disegni di legge che pendevano già nelle commissioni salute di Camera e Senato e che ovviamente il Governo offre al Parlamento come strumento di raccordo con il Parlamento e con tutto questo lavoro che in Parlamento già si è tentato di compiere, un ampio disegno di legge presentato dal Ministro Lorenzin, che lo presenterà per alcuni aspetti che hanno a che vedere con la formazione dei medici. Il Ministro Carrozza poi aggiungerà alcune importanti considerazioni. Si toccano molti aspetti, quindi su questo non aggiungo altro, ma è un importante provvedimento che sicuramente farà discutere. Vi sono alcuni passaggi molto importanti che riguardano la conferma e l'inasprimento del divieto di fumo, che noi consideriamo essere necessario, in particolare segnalo nelle pertinenze degli edifici scolastici, che sono invece normalmente un luogo nel quale divieto di fumo viene aggirato in tutte le modalità e, trattandosi oltretutto delle scuole, dei luoghi educativi per eccellenza, riteniamo che sia necessario dare un segnale molto forte di conferma di questi divieti. Ci sono molti altri aspetti, ma su questo mi fermo qui perché saranno oggetto appunto di una ampia spiegazione e illustrazione da parte dei ministri che sono qui presenti. Quindi forse la cosa migliore, se do subito la parola al Ministro Del Rio per la illustrazione dell'intervento di superamento, di gestione della fase transitoria delle province in vista del loro superamento, come ho spiegato prima. Grazie Presidente. Il disegno di legge detta disposizioni in materia di province, come ha ricordato il Presidente, nello spirito che ha ricordato poco fa, ma anche sulle unioni di comuni e sulle città metropolitane. Quindi cerca di ovviamente di essere coerente con il disegno di riforma costituzionale sulle province in particolare, e quindi il lavoro è stato fatto in piena sintonia col Ministro Quagliariello, che ringrazio per la collaborazione, perché crediamo che i due binari debbano andare avanti insieme. Si ispira a un principio semplificatorio, prima di tutto, cioè solo due livelli di governo, le regioni e i comuni. Ai comuni tutte le funzioni amministrative, alle regioni le funzioni pianificatorie e legislative, e in mezzo l'organizzazione delle aree vaste. Aree vaste di rilevante importanza strategica per il Paese, cioè le città metropolitane, che avranno funzioni. È una riforma questa delle città metropolitane che si attende da circa 30 anni e avranno funzioni molto importanti relativamente allo sviluppo strategico del territorio, alle reti di comunicazione, alle reti di connessione, all'attrazione degli investimenti. Nelle città metropolitane italiane c'è quasi un terzo della popolazione italiana e vi sono tutti i principali centri di ricerca, di innovazione e di qualità della vita, diciamo di promozione di sviluppo economico e di qualità della vita, e quindi la riforma metropolitana è una riforma che può, al di là della riforma istituzionale, dare competitività al Paese. Pensare al trasporto pubblico in maniera integrata nell'area napoletana, io ieri ero lì appunto a Napoli,
pensare a tutta l'area metropolitana napoletana, compresa parte di quella casertana, forse è più efficace che ogni comune programmi reti di trasporto pubblico e così via per conto suo. E idem dicasi ovviamente per Milano, che deve competere con Francoforte, o per appunto Torino, che deve competere con Lione, e quindi una legislazione ad hoc delle aree metropolitane è necessaria, con funzioni oltre che quelle residuali delle province, anche con funzioni molto più rilevanti da un punto di vista sostanziale, ripeto, di coordinamento, di attrazione di investimenti, di sviluppo economico. Le province e le città metropolitane hanno in comune il tema che sono appunto enti di secondo livello, enti di area vasta di secondo livello. Per le città metropolitane è prevista una potenziale elezione diretta solo dal 2017, previo scorporo del comune capoluogo, quindi in condizioni molto complicate, e siedono di diritto o eletti direttamente dai sindaci, appunto a costituire il consiglio di gestione di queste aree vaste, siedono i sindaci, quindi si azzera completamente tutta una classe intermedia politica tra assessori, giunte e consiglieri provinciali. Non crediamo che si azzeri così la democrazia, perché la gestione delle aree vaste può essere fatta da comunità di sindaci, da collegi di sindaci, senza che questo determini nessuna lesione della democrazia. D'altra parte ho detto ripetutamente alle numerose obiezioni che mi sono state mosse in questa direzione che la più stimata istituzione di questo Paese non è eletta direttamente dal popolo, la Presidenza della Repubblica, quindi non vedo perché si leghino l'autorevolezza con la elezione diretta. Le province avranno queste funzioni, funzioni di programmazione della rete scolastica e non di gestione della rete scolastica che torna in capo ai comuni, funzioni di programmazione della rete trasportistica, funzioni di programmazione ambientale e urbanistica, di pianificazione generale, mentre conserveranno un'unica funzione di gestione che è rappresentata dalla gestione delle strade. Ripeto, vengono gestiti dai presidenti delle unioni e dai sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitanti nel Consiglio dell'Unione, oppure il Consiglio della provincia viene eletto direttamente dall'Assemblea dei sindaci di quella provincia. Continuiamo a chiamarle così perché fino all'abolizione vanno chiamate così. Non c'è variazione di confini in questa riforma, lo schema di tutta la riforma è che è immediatamente eseguibile e praticabile. Immediatamente dopo le elezioni amministrative 2014 la riforma può partire a pieno regime sia per le città metropolitane, per cui è previsto un semestre di preparazione da gennaio 2014 fino a giugno-luglio per lo statuto, per le connessioni più complesse che vi ha, sia per le province. Il terzo punto che vorrei sottolineare che tende a stimolare molto le unioni dei comuni. In Italia solo il 10% dei comuni è dentro a delle unioni comunali. Vi è l'obbligo della gestione associata, molto spesso si fa con convenzione, invece noi vogliamo stimolare le unioni comunali come elementi di gestione ottimale. Tutta la riforma si basa su un principio, è quello di ottimizzare i servizi per i cittadini e le imprese, e quindi per ottimizzare i servizi i comuni devono avere masse critiche superiori nella gestione dei servizi. In Francia e in Germania i comuni in unioni comunali sono oltre l'80%, quindi abbiamo bisogno di fare un grande passo avanti da questo punto di vista, e quindi c'è uno stimolo importante alle unioni comunali e alle fusioni dei comuni, vengono mantenuti incentivi in questa direzione. Da ultimo abbiamo anche un ulteriore stimolo a riorganizzare tutti gli enti intermedi, gli oltre 3.000 enti intermedi che stanno a occuparsi di varie pianificazioni, programmazioni e gestioni, nel senso che sia per l'istituzione delle città metropolitane che per appunto la riorganizzazione e l'eliminazione degli enti intermedi partiremo subito con programmi di accompagnamento e di individuazione puntuale insieme a regioni, province e comuni, appunto di individuazione puntuale di questi enti per la loro riduzione e soppressione e unificazione appunto in unici enti di area vasta. Credo di avere detto. Sì, io credo che il ministro Quagliariello possa aggiungere. No, solo confermare la coerenza tra questo disegno ponte e il progetto di riforma costituzionale che era stato anticipato dal disegno di legge già approvato dal governo. In passato in questa materia si è
legiferato in maniera, diciamo così, disorganica, a spot. La nostra intenzione è quella di uscire fuori da questa cattiva pratica che ha prodotto molto spesso confusione e sovrapposizione dei livelli. È evidente qual è ora il disegno, è stato evidenziato molto chiaramente dal Ministro Del Rio. Due livelli territoriali, comuni e regioni, e in mezzo una gestione dell'area vasta che non può essere affidata a una frammentazione di enti. Quindi non solo abolizione delle province, ma quel che è più importante è razionalizzazione degli enti di area vasta, perché ci sono tanti enti che non hanno il pregio, come le province, di essere stati comunque legittimati dalla sovranità del popolo e che in realtà costano anche di più. E laddove invece c'è un problema di gestione di area vasta, questo deve essere risolto in maniera razionale. Le città metropolitane tornano alla loro funzione originaria, e cioè unione di comuni che insistono su un capoluogo con lo scopo di creare sinergie per poter operare risparmi e soprattutto offrire servizi migliori agli utenti, e quindi non sono un ente che sostituisce le province. Ecco, noi abbiamo detto anche in conferenza Stato-Regioni, e io mi sento di ripeterlo, che non c'è un accanimento da parte del governo terapeutico nei confronti delle province, quasi a voler soddisfare, diciamo, una moda mediatica. A questo proposito vogliamo dire che abbiamo inteso rispettare innanzitutto la sovranità del popolo, tant'è che appunto questa riorganizzazione entra in vigore man mano che i mandati elettivi si esauriscono. In secondo luogo, che i presidenti delle province interessati parteciperanno alla stesura, ai lavori preparatori degli statuti delle città metropolitane a pieno titolo, in modo tale da creare anche la transizione più agevole. Quindi io spero soltanto che insomma, questa norma, queste norme di transizione che sono state previste possano rimanere in vigore il tempo necessario per fare la riforma a regime, e che questa riforma a regime possa effettivamente svolgersi nei 18 mesi che sono stati previsti, perché una cosa importante è che tutto questo entri in un disegno, diciamo, di riforma organica, perché per una volta, insomma, le varie parti della riforma costituzionale dello Stato si tengano e non producano quelle disarmonie che poi hanno provocato aumento di costi e soprattutto spesso e volentieri inefficienze. Grazie. Io, nel dare la parola al Ministro Lupi, vorrei solo dire che il Ministro Orlando, come aveva detto il Presidente del Consiglio, si è dovuto allontanare per potersi recare in rappresentanza del Governo al funerale del Sindaco. Quindi per il disegno di legge rinvierei al comunicato stampa. Posso solo dire che si tratta della costituzione di un fondo cui i comuni possano accedere per poter poi operare, qualora i privati non lo facciano, la demolizione di immobili abusivi, in particolare di quegli immobili la cui presenza ostacoli opere di risanamento sotto il profilo geologico, idrogeologico. E, Ministro Lupi, per il codice della strada, per la legge delega sul codice della strada. Sì, grazie. Allora, appunto, è un disegno di legge delega a cui il Consiglio dei Ministri ha chiesto la procedura e ha approvato la procedura d'urgenza. Procedura d'urgenza che confluisce con la stessa procedura d'urgenza che le commissioni trasporto di Camera e Senato hanno assegnato a questo disegno di legge delega. Il disegno di legge delega quindi confluiranno tutte le diverse proposte che sono già presenti in Parlamento. La ragione dell'urgenza è molto semplice:
siamo di fronte ad un codice della strada che ha 240 articoli, forse non si conoscono questi dati, ma è il grande problema che abbiamo. 240 articoli e 408 norme del regolamento di esecuzione. Dal 1992 ad oggi sono intervenuti sul codice della strada 70 interventi legislativi. Quindi è urgentissimo porre mano alla revisione complessiva del codice della strada e del regolamento, ponendo due obiettivi fondamentali: una razionalizzazione delle norme, una delegificazione e una manutenzione normativa. Alla parte ovviamente degli articoli di legge dovranno appartenere pochi articoli molto chiari, e invece andare nel regolamento tutti gli articoli che sono la declinazione e le regole che poi permettano di intervenire, anche perché ormai la normativa europea su alcune disposizioni è in continuo aggiornamento, ed è per l'aggiornamento di questo non occorrono delle leggi, ma semplicemente ovviamente delle azioni di regolamento. Quali sono i principi a cui si ispira e alcuni esempi molto concreti? Alcuni li ha fatti anche già il Presidente del Consiglio. I principi innanzitutto sono il principio assoluto della totale sicurezza della circolazione stradale e della prevenzione dei sinistri. Per ottenere questo dobbiamo innanzitutto lavorare sull'attività di educazione, formazione degli utenti della strada e formazione dei formatori. Dobbiamo, l'altro principio fondamentale, capire che c'è una razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori. Il rapporto non è un rapporto vessatorio tra cittadino e Stato, ma il codice della strada in questo caso è un rapporto di tipo formativo, educativo e punitivo o premiale a seconda dei comportamenti che si ottengono. Quindi, primo principio, la cui declinazione è molto chiara, premialità e invece dall'altra inasprimento delle sanzioni. Premialità per chi ovviamente ha comportamenti virtuosi, l'inasprimento delle sanzioni per i recidivi e per chi ha ovviamente comportamenti molto gravi. A questo si lega anche un anticipo di questo provvedimento che abbiamo fortemente voluto come governo e come ministro in accordo con la Commissione Trasporti, questo di cui avete sentito ovviamente ne avete sentito parlare, che è stato introdotto nel decreto legge del fare, della possibilità, perché rientra in questa logica, che chi paga entro 5 giorni la propria sanzione ottiene e avrà il 30% dello sconto sulla sanzione. Altre questioni di cui si è parlato ovviamente saranno tolte dal decreto legge del fare, che la stessa norma vale per chi per 2 anni non ha avuto punti, eccetera, perché lo sconto del 30% ha una sua funzione esattamente legata al fatto che paghi immediatamente o nei 5 giorni dalla notifica che ti è arrivato e quindi sei cosciente di quello che hai fatto, elimini i contenziosi, permetti ovviamente di procedere nel rapporto tra Stato e cittadini. Seconda grandissima novità, quella che è stata detta dal Presidente del Consiglio. Da un po' di anni, anche per i minori, è necessario per guidare un motociclo o questo tipo di nuove vetture che vengono paragonate ai motocicli, sostenere un esame che dà luogo a una patente, un esame pratico e un esame teorico. L'anomalia è che, nonostante si sostenga un esame, i minori non seguono le regole invece di chi è maggiorenne ed ha una patente, e quindi gli può essere ritirata la patente a seconda delle infrazioni che vengono commesse e della gravità delle sanzioni che vengono commesse. Ovviamente dal momento in cui la delega diventerà operativa, anche per i minori vale il meccanismo della patente a punti. Vale per i minori che guidano anche, ecco questa è l'unica differenza, motocicli o ovviamente quadricicli leggeri come vengono definiti. Un'altra norma importante, tra l'altro c'è chiesta dall'Associazione delle Vittime dei Codici della Strada. Oggi siamo presenti, a proposito delle normative che si sono sovrapposte, ad un paradosso. Uno commette un gravissimo infrazione, quindi un gravissimo reato, apre una procedura penale e parallelamente c'è una sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa è il ritiro della patente, la
procedura penale ovviamente è la sanzione che dovrà derivare dal giudizio penale a cui sarà sottoposto. La sanzione amministrativa però ha un periodo di tempo in cui vale, per cui noi abbiamo l'anomalia che chi si è macchiato di gravissimi reati deve avere ancora il processo e deve essere ovviamente punito per il suo, ma parallelamente ha ricevuto e gli è ritornato indietro la sua patente. Noi, con questo principio che dettiamo, non potrà più essere così. Sanzione penale, cioè procedimento penale e procedimento amministrativo dovranno come principio correre di pari passo. È un'armonizzazione, quindi la patente sarà restituita eventualmente a fronte di una soluzione riguardo al procedimento penale, perché stiamo parlando delle questioni ovviamente molto, molto, molto più gravi. Altri due esempi molto importanti sono legati alle infrastrutture delle strade. Il 15% della mortalità degli incidenti deriva dalla manutenzione, dalla progettazione delle strade, dello stato delle nostre strade. Abbiamo l'obiettivo di arrivare al 50% della diminuzione della mortalità, dobbiamo tutelare in particolare, come abbiamo detto, l'utente debole, ciclo e motociclo. Il principio di legge delega dice che la progettazione delle strade deve tener conto anche di questi utenti. Guardate che uno dei problemi più gravi di mortalità e di incidenti gravi riguarda appunto motocicli e cicli, per pensate ai guardrail, al modo con cui sono pensati e sono costruiti questi guardrail nelle nostre strade, che sono pericolosissimi per i motocicli e per i ciclisti. I paletti che sostengono i guardrail, insomma, tutta questa normativa dovrà essere rapidamente modificata e dovranno essere date delle prescrizioni per quanto riguarda anche questo elemento. Ultima osservazione, poi troverete ovviamente tantissimi altri principi, ma anche questo è un tema che vede una confusione totale da parte dei cittadini: i ricorsi. Dobbiamo semplificare, oggi c'è una procedura che viene legata ai ricorsi quando si rivolge ai prefetti, è una procedura che vede i cittadini quando ci si rivolge al giudice di pace. Addirittura c'è il paradosso che se uno fa un ricorso verso il prefetto, se il ricorso viene respinto, la multa gli si raddoppia. Al giudice di pace questo non... Allora, dobbiamo capire quando ci si rivolge a uno o all'altro, e queste duplicazioni e queste vessazioni non possono più essere. Queste sono ovviamente le questioni principali, poi ne troverete molte altre, ma a voi la lettura, le domande. Grazie. Vorrei dare quest'altro dato. La procedura d'urgenza, cioè il procedimento in parallelo all'esame delle Camere e della Conferenza, è stata deliberata al Consiglio anche con riferimento al disegno di legge sulle province e le città metropolitane. Ora direi che il Ministro della Salute può partire dall'illustrazione di questo complesso procedimento e poi il Ministro Carrozza si soffermerà sul profilo specifico che concerne gli specializzandi. Grazie, Sottosegretario. Allora, si tratta di un disegno di legge che, come è stato detto, è piuttosto complesso perché parte dalla sperimentazione clinica e dei medicinali e arriva fino alla promozione di misure di prevenzione, passando per una riorganizzazione della sicurezza alimentare e delle professioni veterinarie. Quindi è un disegno di legge molto corposo che ha avuto nella sua stesura una filosofia di fondo. In questi primi 90 giorni di attività di governo io ho sostenuto moltissime audizioni in Commissione Camera e Senato Salute, in cui ho recepito una serie di emergenze e anche di lavoro fatto sia all'interno della Camera che del Senato dai colleghi, un lavoro che rischiava di rimanere ingolfato nelle procedure parlamentari. Per questo abbiamo deciso di riorganizzare questo lavoro, portarlo a unità e farlo convergere in un unico disegno di legge. Questo per dire che spero che ci sia la possibilità di lavorare insieme in gruppi parlamentari, così come c'è stata la possibilità di recepire molte di queste istanze, e per quanto riguarda soprattutto la parte ordinamentale, proprio stabilire un lavoro di commissioni congiunte Camera e Senato, in modo tale che ci sia la massima condivisione con i gruppi parlamentari e con il lavoro dei senatori e dei deputati, che su alcune di queste materie, diciamolo, si stanno esercitando e impegnando da moltissimi anni. Quindi vorremmo veramente che questo DDL permettesse di portare a compimento un lavoro che ha visto in alcuni casi navette tra Camera e Senato in più di una legislatura.
Allora, la parte, diciamo, iniziale del disegno di legge è quello sulla sperimentazione clinica, argomento importantissimo che ha visto poi, insomma, anche negli ultimi tempi l'onere delle cronache, e la filosofia della richiesta di questa legge di delega, che è una, che è una delega piuttosto dettagliata per quanto riguarda la riorganizzazione della sperimentazione clinica, ha poi un dato di fondo, non solo permettere la sperimentazione nel nostro paese, che ha visto dagli anni 90 una serie di stratificazioni di norme che spesso la rendono molto complicata e anche affannata da una burocrazia eccessiva, e quindi semplificare le norme, riportarle in, diciamo, in termini organizzativi più semplici, garantendo certamente in assoluto la salute del paziente, ma anche facendo un investimento vero sulla sperimentazione e la ricerca in Italia. Cioè, il timore che noi abbiamo è quello che rischiamo di perdere competitività per quanto riguarda il nostro settore sperimentale, e quindi attraverso questa legge delega cercare di rendere il nostro paese alla pari di altri in Europa attrattivo anche per modelli sperimentali e per sperimentazione e modelli di ricerca nel nostro sistema, che in particolare nella ricerca applicata legata anche alla biomedicina è assolutamente avanzato, con luoghi di massima eccellenza che voi riportate anche quotidianamente nelle scoperte scientifiche che vengono fatte nel nostro paese. Il secondo punto, e veramente sarò sintetica, però penso che possa essere di interesse per il 53% della popolazione di questo nostro paese, cioè delle donne, e riguarda l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di controllo del dolore nel parto. Sapete che per tutto quello che riguarda le prestazioni a favore del parto indolore, mediante ricorso a delle tecniche avanzate di anestesia locale di tipo epidurale, siamo arrivati un po' in ritardo rispetto agli altri paesi, anche se oggi l'Italia assolutamente ha a disposizione gli stessi elementi degli altri. Però noi vorremmo inserire questo aspetto nei nuovi bilanci LEA e renderlo disponibile a tutte le donne che si accingono a una fase così importante della loro vita come quella del parto, di avere a disposizione un parto indolore. Poi c'è tutta una parte organizzativa molto forte di riorganizzazione delle professioni sanitarie, anche delle nuove professioni sanitarie, che non sono state toccate dal 1946, quindi è una norma estremamente dettagliata che riguarda l'organizzazione delle professioni, gli albi, i collegi, le nuove professioni che speriamo che nasce anche dall'esigenza di dare una nuova configurazione a delle professioni che, quando è stato stipulato la legge nel 1946, non esistevano, e per cui non era prevista neanche una laurea, per cui oggi invece abbiamo una laurea triennale. Quindi non solo dare dignità alle professioni sanitarie, riconoscere la valenza che se hanno anche nella Costituzione e garantire le professioni e i pazienti. A questo proposito, cioè quindi strettamente collegata alla riorganizzazione professionale, c'è un aspetto che noi abbiamo voluto sottolineare in modo molto particolare, che è la lotta all'abusivismo. La lotta all'abusivismo medico, della professione medica, è una vera e propria vergogna. Vi dico che soltanto nel settore odontoiatrico si stimano circa 15.000 odontoiatri falsi. Quindi persone che abusivamente esercitano una professione medica molto delicata, che sottopone a rischi il paziente, pur non essendo medici. E su questo noi abbiamo previsto, per tutto ovviamente le professioni medico-sanitarie, un aggravante di reato, quindi abbiamo specificato un aggravante e abbiamo introdotto anche una nuova misura, oltre a quella pecuniaria, e cioè qualora si colga sul fatto un medico abusivo, vengono sequestrati i beni e i beni che sono destinati appunto alla professione, e vengono questi dati alle strutture pubbliche o private che offrono cura e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale.
e quindi vengono reimmessi nel, diciamo, in un circuito possiamo dire più meritevole. L'altro aspetto nasce, che è un'altra figura di tipo penalistico, cioè la costituzione di una nuova aggravante per i reati contro la persona connessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali. Credo che sia nel ricordo di tutti voi le immagini del blitz fatto dai NAS a Meta di Sorrento, in quella struttura in cui 32 disabili erano costretti in condizioni di semischiavitù, torturati, sottoposti a delle condizioni che non sono accettabili in un paese civile. Come avevamo annunciato, a seguito di questo sequestro noi abbiamo fatto 100 ispezioni nelle strutture sanitarie, abbiamo istituito una task force che ancora è in corso, quindi agiremo anche nelle prossime settimane per fare un monitoraggio a tappeto in Italia delle residenze per anziani, per disabili, delle strutture di ricovero, per verificare l'appropriatezza delle prestazioni e delle condizioni. Però abbiamo ritenuto anche che fosse necessario dare un ulteriore segnale, e cioè mettere in condizioni persone che sono responsabili di queste strutture e che attuano misure di questo tipo di non poter, diciamo, scappare dalla giusta punizione che deve essere loro data. Poi abbiamo una norma di cui poi ne parleremo dopo con il Ministro Carrozza, che riguarda le disposizioni in materia specialistica. Poi questo disegno di legge si occupa della sicurezza alimentare, riorganizziamo alcuni settori, informatizziamo il servizio, si organizza un servizio unico, ci occupiamo anche di veterinaria, quindi c'è una serie di norme che riguardano rendere sempre più sicuri e trasparenti i processi produttivi italiani, che ci fanno essere leader nella filiera internazionale e mondiale, e quindi un sistema di registrazione e di accertamento dei nostri prodotti che ci faccia continuare a essere competitivi, diciamolo come lo siamo adesso, a livello internazionale, non solo nei confronti dei paesi europei ma anche dei paesi extraeuropei. Oltre alla sicurezza alimentare ci siamo occupati della veterinaria, che è un altro aspetto estremamente importante per quanto riguarda il paese dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda di tutte le persone che detengono animali nelle proprie abitazioni. E da questo punto di vista abbiamo organizzato una delega al governo in materia di tutela dell'incolumità personale, dell'aggressione di cani o di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Queste sono la messa a norma di quelle che sono state delle ordinanze che il Ministro della Salute ha mano a mano emanato a getto continuo negli ultimi anni, quindi per quanto riguarda questa materia si riorganizza e gli si dà una cornice normativa a tutela degli animali, a tutela dei cani, ma anche delle persone che vengono morse da fenomeni come il randagismo o dall'incitazione alla violenza in cui molti animali vengono costretti e tenuti. Ci sarà un nuovo regolamento di polizia veterinaria. Abbiamo poi predisposto che, ad esempio, chi viola le norme sul benessere degli animali ed ha delle attività, queste attività vengono chiuse, se questo avviene in modo ripetitivo, fino a quando non viene ripristinata l'appropriatezza dei luoghi, allora si può ripermettere l'apertura. Gli ultimi punti sono due punti che stanno particolarmente a cuore, perché riguardano la prevenzione, quindi riguardano la salute umana e in particolare dei minori. Noi abbiamo predisposto una normativa che estende la legge Sirchia ai luoghi pertinenti ai plessi scolastici. Come ha detto chi mi ha anticipato, è una norma molto importante, perché riguarda il divieto, non solo il divieto di fumo che già è in vigore per i diciottenni, ma anche per le altre persone che lavorano nella scuola. Questo per dare un segnale molto forte anche di quello che è la scuola, che è un luogo di formazione e di educazione e che aiuta e deve educare anche i ragazzi anche a un migliore modo di atteggiare la propria vita. Sappiamo benissimo che il fumo è una causa molto grave di malattia, la prima causa di morte nel nostro paese. Si comincia a fumare prestissimo, a 12 anni, oggi ci dicono le
le medie statistiche, e purtroppo anche il fatto che i bambini abbiano una dimestichezza con il fumo, che vedano le persone fumare, sicuramente normalizza questo uso, che poi diventa estremamente dannoso e crea una dipendenza per la loro vita. Noi abbiamo dibattuto anche in Consiglio dei Ministri sull'opportunità o meno di introdurre una norma innovativa che c'è in altri paesi, negli Stati Uniti, in Canada, in alcuni paesi d'Europa, che riguarda il divieto, che è più una norma di tipo educazionale, no? Di sensibilizzazione, il divieto di fumare in macchina quando ci sono minori. E questo è un tema che preferiamo lasciare a un dibattito parlamentare, che potrà essere sicuramente interessante e che va anche nel verso di sensibilizzare l'opinione pubblica e le nostre istituzioni alla prevenzione primaria e secondaria, che è la forma principale non solo per prevenire le malattie nel nostro paese, ma anche per abbattere i costi onerosi del nostro sistema sanitario nazionale. L'ultimo punto è quello della sigaretta elettronica. E noi abbiamo avuto, stiamo disciplinando la materia delle etichettature in base al parere che abbiamo avuto dal Consiglio Superiore di Sanità nel mese di maggio, e quindi con questa legge, oltre a disporre le misure che già erano state previste nell'ordinanza del Ministero della Salute, si disciplina anche l'etichettatura, e questo per dare la maggiore garanzia possibile ai consumatori di sapere esattamente qual è il contenuto di nicotina che dispongono nel dispositivo, o il contenuto degli aromi che vengono disposti nel dispositivo, a tutela della salute e a tutela dell'integrità dei dispositivi stessi e della sicurezza. L'articolo 7, certo. Abbiamo the last but not the least, abbiamo l'articolo 7, che è un articolo importante, ma vorremmo dire non esaustivo, ci teniamo particolarmente a dirlo. Non è l'articolo o la norma che risolve tutto il problema delle specializzazioni o degli specializzandi nel nostro paese, ma soltanto un chiodo che noi mettiamo al dibattito parlamentare, e che il ministro Carrozza, su una materia su cui il ministro Carrozza è particolarmente impegnata, per cercare di non solo riorganizzare il tema delle specializzazioni, ma anche dell'accesso alle professioni mediche per quanto riguarda i laureati in medicina. E questo articolo 7 ha lo scopo di agevolare l'accesso dei giovani alla professione medica, e in particolare di accrescere la partecipazione dei medici specializzandi all'attività professionale. E questo perché si prevede la modalità per l'inserimento dei medici in formazione specialistica annessi al biennio conclusivo del corso all'interno delle attività ordinarie delle aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. Ora ripeto, si tratta di un disegno di legge, quindi questo non è un decreto, è un disegno che potrà essere dibattuto, approfondito, e che ci permetterà di dare lo spunto anche con il Ministero dell'Università all'interno del dibattito parlamentare, di portare a compimento un processo lungo e faticoso che ha visto in questi anni costituirsi delle pieghe che poi provocano anche delle disfunzioni. Grazie, sì. Ho solo una precisazione: nell'articolo 7 si introduce la possibilità per gli specializzanti nell'ultimo biennio, quindi se ammessi all'ultimo biennio di specializzazione, di essere inseriti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e prestare quindi le loro funzioni come medici. È un articolo molto delicato, che tocca un tema importante che riguarda la formazione dei medici e poi la loro immissione nel Servizio Sanitario Nazionale. Tengo a dire che prevede un accordo, quindi è scritto esplicitamente nell'articolo 7, fra tutti i soggetti che hanno in carico sia la formazione che poi l'impiego dei medici, quindi le regioni, il Ministero dell'Economia e Finanze, che deve sostenere le spese, il Ministero della Salute e poi il Ministero dell'Università e Ricerca, che ha quindi in carico l'organizzazione delle scuole di specializzazione. Lascia alla scuola di specializzazione in capo la decisione di come impiegarli e
quindi anche la decisione di in quali settori e non alle regioni. Questo è un punto importante e dirimente per quanto riguarda i professori impegnati nella formazione dei medici, e apre una discussione anche sull'inserimento graduale dei specializzandi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Io la vedo come un'opportunità per iniziare la discussione su questo tema, che è un tema per il futuro del Paese molto importante, che poi riguarda sia l'accesso alle scuole di specializzazione, la programmazione riguardo al numero di medici, il rapporto fra il Servizio Sanitario Regionale, Nazionale, le regioni e poi il Ministero dell'Università e della Ricerca. C'è anche un adempimento della legge Gelmini che dobbiamo porre in atto, che riguarda proprio un accordo su come organizzare tutto questo sistema. Quindi questo è un primo tassello aperto comunque alla discussione con tutti i soggetti coinvolti. Buongiorno, io avevo una domanda per il Ministro Del Rio sulla DDL su province e città metropolitane. Abbiamo letto nel testo che il sindaco della città metropolitana diventerà il sindaco del capoluogo di provincia, però ieri il governatore Maroni poneva un problema, cioè diceva nel caso di Milano, ad esempio, diventerebbe il sindaco della città metropolitana Pisapia, mentre il presidente della provincia è di centrodestra. Come farete? Cioè c'è un problema politico su questo, no? Sul rischio di cambiare colore politico alle città metropolitane rispetto alla provincia. Come risolverete questo nodo? Rispondo subito o dovete o accomuniamo? Vado subito? Tutto il progetto di legge si basa esattamente sulla non politicizzazione delle aree vaste, quindi la politica sta fuori dall'organizzazione delle aree vaste, sono i sindaci legittimamente eletti che decidono chi sarà il presidente della città metropolitana o il presidente della provincia. E non viene considerato qui il tema del colore politico. In ogni caso il presidente della provincia di Milano credo scadrebbe a giugno 2014 e quindi i cittadini dovrebbero rieleggere in questo caso sulla base di un programma di una provincia che non c'è più, e quindi proprio perché è organizzazione di area vasta è proprio perché come dire, sarebbe paradossale avere in fase almeno di start-up un sindaco metropolitano e un sindaco della città che non è il sindaco della città capoluogo. Per questo insomma abbiamo pensato alla coincidenza, ed è un fatto secondo me che è uno dei fatti che rende come dire, fruibile da immediatamente la riforma, altrimenti credo che se mettiamo in campo, poiché si tratta qui di coordinare funzioni amministrative, non si tratta qui di decidere delle politiche diciamo di parte, ma si tratta di coordinare azioni amministrative, e ci pare che sia sufficiente che lo facciano i sindaci, decideranno loro che colore politico avrà il sindaco che eleggono metropolitano. Quindi di Rai News 24, volevo sempre chiedere al Ministro Del Rio a proposito delle province che tipo di risparmio si prevede, e soprattutto, siccome ha parlato di enti intermedi che spariscono, di quali enti stiamo parlando? Parto dalla seconda, gli enti intermedi, stiamo parlando di tutta quella serie di consorzi, agenzie di gestione, sono più di 3.200 anagraficamente da risultanze dello sviluppo economico, ma sono anche di più se si vanno a vedere. La spending review aveva deciso che questi enti dovevano essere gradatamente riassorbiti o in un ente di area vasta o sciolti direttamente, per cui noi avvieremo da subito, dalla fine di agosto, l'ho già detto in conferenza unificata settimana scorsa, una ricognizione puntuale di questi enti, regione per regione, e quindi dalla regione poi andremo a livelli più bassi, comuni e province, per eliminare tutta questa platea che svolge spesso funzioni che sono riconducibili a una programmazione di area vasta dentro quelle funzioni che abbiamo detto. La prima domanda, non mi ricordo più. Risparmi. Allora, qui sui risparmi c'è una querel molto forte. Certo, il personale politico di per sé vale 120 milioni di euro di risparmi, le funzioni che vengono tolte valgono circa altre 600-700 milioni. Le potenziali sinergie secondo me sono almeno nella fase di start-up almeno di 6-700 milioni complessivamente, ma credo che nel proseguio saranno molti di più.
molte di più, perché la logistica, il patrimonio, le razionalizzazioni sul personale, sulle funzioni arriveranno a regime, io credo, a non meno di un decimo delle spese generali, cioè a non meno un 10% delle spese complessive, perché di solito le spese generali di un ente sono un 10% delle spese complessive, quindi su 11 miliardi penso che potremo raggiungere nell'arco di un paio d'anni più di un miliardo di risparmi di spesa. Io. Sì, Lorenzo Salvia del Corriere della Sera. Sempre sulle province, non ho capito una cosa. Una volta finita la fase transitoria, quindi con l'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale che toglie la parola provincia dalla Costituzione, le province rimarranno come vengono regolate oggi, quindi enti di secondo livello, senza elezioni, senza classe politica e con molte meno funzioni, oppure saranno cancellate del tutto e non ci sarà nulla tra regioni e comuni? Adesso il futuro è sempre difficile da prevedere, diciamo che però noi pensiamo che un ente di area vasta, comunque un coordinamento sulla pianificazione di area vasta comunque sia necessario per moltissime funzioni, quindi che poi sia esattamente uguale a questo, se questo funzioni immagino che si possa continuare a ragionarne con le regioni, perché funzioni, se poi le regioni invece prevedono di fare altre cose, se prevedono di fare altre situazioni, di gestirla solo con le unioni comunali, saranno poi, penso, disciplineremo la cosa in maniera che siano libere di farlo, inserendosi su questa esperienza. Se posso solo aggiungere, la legge costituzionale prevede proprio che una legge statale successiva all'approvazione della legge costituzionale preveda forme e modalità di organizzazione di queste funzioni. Ovviamente questo disegno di legge si muove in quella prospettiva, per ora organizzando ovviamente intorno all'ente che esiste e che deve continuare a esistere fino alla sua soppressione, organizzando quelle funzioni. All'esito di questo processo transitorio, che però potrà finire soltanto con l'approvazione della legge costituzionale, come ricordava il Ministro Delrio, si potranno individuare, come dire, le forme ottimali di gestione delle funzioni di area vasta. No. Bruno Sole 24 ore, Ministro Delrio. Sugli enti intermedi una sola precisazione. Si parte con un confronto e poi verrà fatta la norma, o nel DDL è stata inserita una norma che avvia? E poi un'altra al volo, cosa succede invece nelle 21, mi sembra, province che hanno oggi un commissario che è stato nominato sulla base del Salva Italia, mi sembra, ma che con una norma che è stata giudicata illegittima dalla Consulta? Grazie. Rispondiamo uno per uno. Abbiamo sì inserito una norma per dire che facciamo un percorso di accompagnamento. Quello che è ancora valido della spending lo riteniamo buono, cioè del 95 lo riteniamo buono. Sapete che il 95 prevedeva che si facesse la ricognizione puntuale e poi l'abrogazione entro un termine stabilito. La Corte ha detto che il termine non può essere perentorio, la Corte Costituzionale recentemente ha detto che non possiamo fare così, ma non ha detto che non possiamo fare l'abrogazione e l'eliminazione puntuale, individuate le cose. Quindi partiremo durante l'estate a individuarle, a caratterizzarne le funzioni e a decidere quali di queste. Nel caso che non si trovi d'accordo con regioni e province e comuni, abbiamo previsto che si possano anche nominare dei commissari che procedono agli scioglimenti. Per quanto riguarda invece i commissari, stiamo valutando, perché alcuni di questi commissari sono stati nominati in base a Salva Italia, altri in base alla legge di stabilità, allora stiamo verificando se occorra, se basti un provvedimento amministrativo di nuova nomina o di conferma di questi commissari, o invece se occorra anche, ovviamente sulla base della norma della legge di stabilità questa volta, ovvero se occorra in ogni caso disciplinare specificamente con una norma primaria la questione sorta dalla sentenza della Corte. Il 2 agosto, se servirà una norma primaria, la emaneremo, altrimenti anche prima emaneremo i nuovi provvedimenti amministrativi. TG24, perdonate l'inflazione di domande sulle province, ma converrete che sia una storia infinita. Dunque, perché questo dovrebbe essere l'ultimo atto e che cosa è mancato allora prima, visto che il precedente governo ha varato un accorpamento che poi è stato bloccato dalla Corte Costituzionale? Grazie. Ma diciamo, perché dovrebbe essere l'ultimo atto?
noi confidiamo che sia l'ultimo atto perché, come lei sa, la precedente riforma, appunto, come lei ha ricordato, è stata cancellata più per un fatto metodologico che per altri fatti, quindi per la scelta del decreto legge. Confidiamo che il Parlamento possa approvare questa norma entro la fine dell'anno e quindi che non si proceda al rinnovo delle elezioni nel 2014. Pensiamo di convincere il Parlamento che questo sia necessario in questo momento, quindi siamo pieni di speranza e di fiducia, non di certezze però. Francesca Schianchi, La Stampa. Sottosegretario, lei ha detto che è stata richiesta la procedura d'urgenza, cioè procederà parallelamente, diceva, in commissione e in conferenza unificata. Com'è? Normalmente, allora, questo è un disegno di legge che deve andare in conferenza unificata. La procedura, dopodiché torna in Consiglio dei Ministri per il definitivo e dopodiché può essere presentato alle Camere. La procedura accelerata consente di far mandare in parallelo i due percorsi. Quindi viene esaminato dalla conferenza unificata e viene mandato alle Camere. Questo di cui noi potremo tener conto, nel parere della conferenza, potremo tener conto in sede emendativa da parte del Governo, in sede parlamentare. Quindi è soltanto per, come dire, accelerare un po' i tempi, perché c'è l'estate ovviamente ora. E è importante, per quello che diceva prima il Ministro Del Rio, che nella tempistica si arrivi entro fine dell'anno all'approvazione di questo disegno di legge, perché altrimenti dei problemi di raccordo anche superiori a quelli cui faceva riferimento il suo collega del Sole 24 Ore li avremo. Noi sì, penseremmo che sia necessario, direi proprio che ci arrivi. Sono Roma 2000, agenzia di stampa. Solamente una domanda un po' così particolare. Quando pensate di andare in ferie come governo, più o meno? Ma diciamo che, come diceva, questo è un po' come l'abolizione delle province, è una speranza, non è una certezza. Quindi. È stato per caso autorizzata qualche fiducia a decreti in questo Consiglio dei Ministri? In questo Consiglio dei Ministri no, come lei sa, nel precedente era stata autorizzata sui decreti pendenti una fiducia, come dire, cautelativa, cioè qualora l'andamento parlamentare lo richiedesse, il Ministro per i rapporti col Parlamento è stato autorizzato a porre la fiducia. In questo no. Quanti sono quelli in cui? Quelli pendenti, in questo momento non saprei dirle un numero esatto.